A Isola Verde l'amministrazione sta procedendo alla pulizia dell'area che fu militare prima e gestita dalla parrocchia poi, come aveva promesso, grazie a fondi regionali che hanno coperto con 80.000 euro l'80% della spesa. Il comitato di Calino, che comprende l'area di Isola Verde, vorrebbe sapere cosa dovrebbe nascere nella location che si sta provvedendo a bonificare. Si è parlato di parcheggio, ma non si è accennato agli edifici, ci dicono, saranno abbattuti, saranno rivalutati. A suo tempo il comitato aveva presentato una manifestazione di interesse per il sito, accompagnato da un tecnico, chiedendo di poter usufruire di fondi del PNRR per poter realizzare su un parcheggio, ma per poter usufruire anche degli edifici. Ora sembra che le manifestazioni di interesse per l'area siano più di una. Ci si augura quindi che si possa trovare un fine per questa struttura abbandonata per un ventennio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02. Di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.